Cartesio affermava che il principio primo della filosofia è io penso, dunque sono. Certamente non tutti gli scettici potrebbero essere soddisfatti da questo principio. Innanzitutto troverebbero stravagante l'espressione io penso, perché lo stesso termine io è già un serio problema per chi lo intende in un certo modo. Sul versante del soggetto, l'io sottende molte operazioni dell'intelletto, le percezioni, la loro interpretazione, le volizioni, eccetera. Alcuni si chiederanno qual è il principio unificante che fa di ognuno di noi un individuo pensante. Le percezioni mutano continuamente, le loro interpretazioni sono condizionate e condizionabili da molti fattori, le volizioni cambiano spesso il loro oggetto. Quale principio assoluto determina con sicurezza che tutto ciò che avviene nella nostra mente è un io fondamentalmente unificato? La stessa attività di autocoscientizzazione sfugge alle varie determinazioni concettuali. Nella nostra esperienza quotidiana, ogni soggetto si percepisce tale solo nella continua oggettivazione. Quando l'individuo può dire realmente io, inteso come trascendentale rispetto alla dinamica soggetto-oggetto, nel processo di autocoscienza l'io rimane sempre all'orizzonte perché l'oggettivazione è necessaria anche quando vuole individuare la sua consistenza allo stato puro. Quando diciamo io, insomma, stiamo oggettivando in continuazione lo stesso soggetto senza mai arrivare alla purezza assoluta. Dire io penso, dunque sono, oggi non basta più.